Gregorio e Cerutti si presentano con tempi migliori, anche a dire il vero Riparelli e Lamastra che hanno ottenuto delle buone prestazioni, ma in particolare appunto Di Gregorio con 10.32 e Cerutti con 10.33 si presentano come gli atleti maggiormente in forma, ma certo uno come Collio è in grado di far valere la sua classe e comunque la sua potenza in qualunque momento, sì, al di là delle prestazioni meno buone di questa mattina. È stato chiacchierato nella staffetta a Stoccolma, sembra che sia partito un po' troppo presto, non è venuto il cambio proprio tra Riparelli e Collio, ma quest'anno il migliore di Gregorio, 10.22, seguiamo questa finale. Atleti ai blocchi. Potenza di Collio, ma vedo andare via bene Riparelli. Riparelli al centro, Collio recupera. È un spalla a spalla in corsia 1 forse, Galvan? Potrebbe essere sì, potrebbe a sorpresa essere Galvan. Matteo Galvan, un quattrocentista, un duecentista. Collio non ha chiuso la parte di gara, aveva Cerutti lì al suo fianco, ma aveva anche Matteo Galvan. In effetti stanno andando a congratularsi con lui, la sensazione che Galvan abbia beffato tutti dalla corsia 1. Vediamo di nuovo la gara. E tra l'altro ho visto un leggero movimento di Collio in partenza, ai blocchi, vero? Sì, poteva essere richiamato. Ecco, Galvan il primo da destra. Collio sembra davanti qui, sì, ma guardate le falcate di Galvan là in fondo. Qui in basso c'è Tumi, attenzione. Sì, è Galvan. È Galvan, è il petto che conta. È il petto. Sì, è Galvan. Galvan. È Galvan con Di Gregorio che si è voltato a sinistra per guardare com'era la situazione. In quei casi lì può aver perso qualche millesimo. E allora questi senatori Cerutti, Collio e Di Gregorio battuti alle indoor dal giovane Tumi e battuto ora da un altro giovane, non ci crede neppure lui, il Vicentino. Una curiosità, si era presentato Galvan con il peggiore tempo di qualificazione. E 10.38 non è certamente un grande tempo, non è degno degli altri velocisti, ma non c'era vento, non abbiamo l'indicazione e dunque vi confermiamo. Vento, l'azione di Collio. Meno 0.7. Signori, sì, c'è Matteo Galvan che è molto in confusione. Prego, sì, non ci credo neanche io sinceramente. Oddio, vabbè, non sono il migliore, questo da l'hanno perso gli altri, non l'ho vinta io, però... Io troppo modesto, troppo. Vederti sul primo gradino del podio su 100 metri, che effetto fate? No, non me l'aspettavo minimamente, però questo lo facevo per scaldarmi per domani nei 200. E adesso vediamo domani cosa succede. E beffati tutti i velocisti. L'altra volta è capitato a Michael e questa volta a me. Siamo allenati dallo stesso allenatore da Umberto, quindi da Pecoraro. Quindi uno per volta ce l'abbiamo fatta. Generale, come stai Matteo? Per quel che riguarda le tue gare? Sì, no, sono contentissimo di aver recuperato innanzitutto dall'operazione che ho fatto a fine agosto. Devo ringraziare assolutamente la federazione che mi è stata d'aiuto, assolutamente, la famiglia, la ragazza, Antonio Abruzzese che senza di lui qua proprio non avrei corso e tutti quelli che sono stati vicino. Poi Matteo Galvan che è bravo. Anche io. Grazie. Fin troppo umile, Galvan, hanno perso gli altri, ha detto. Secondo me l'ha vinta molto anche lui. Questo ragazzo si era messo in evidenza a Marrakesh, Marocco 2005, campionati mondiali giovanili nei 200 metri, medaglia di bronzo, terzo, ora quattrocentista. E vediamo che ha vinto la medaglia d'oro a Torino nel campionato europeo scoperto 2009 e 10.38.